C'entra con questo dibattito perché, come sapete, colleghi, la Commissione europea ha recentemente deciso di aprire contro l'Italia una procedura di infrazione contro l'assegno unico, ritenendo che, così come formulato l'assegno unico, che ricordo noi riconosciamo a circa 6 milioni di famiglie italiane, sia discriminatorio e che l'Italia dovrebbe, diciamo, immaginare la stessa previsione anche per tutti i lavoratori stranieri, anche per tutti i lavoratori extracomunitari, perfino per quelli che hanno figli in patria. Voi capite benissimo che se noi seguissimo una impostazione che io considero molto irragionevole, abbastanza ideologica, che ci viene indicata dalla Commissione, la misura sarebbe per noi insostenibile e l'unico risultato che avremmo sarebbe quello di togliere uno strumento che è fondamentale a circa 6 milioni di famiglie italiane, anche perché, come voi capite bene, conoscendo il funzionamento dell'assegno unico, diventerebbe molto difficile per il governo italiano poter verificare il reddito ISEE di un lavoratore che viene magari dal Pakistan e che ha i figli in Pakistan. Quindi io intendo dare, e lo dico a nome del governo italiano, battaglia contro questa iniziativa totalmente irragionevole della Commissione europea e mi auguro che su questo si possa trovare il consenso dell'intero Parlamento a darci una mano su una battaglia fondamentale.